tutti i lettori e lettrici, benvenuti o bentornati sul canale. Io sono sempre Federica e oggi voglio parlarvi della mia TBR di luglio, cioè voglio mostrarvi i libri che ho intenzione di leggere a luglio. Prima di iniziare però vi chiedo di supportare il canale, iscrivetevi se vi fa piacere, interagite, commentate, fate girare il video, se lo guardate taggatemi nelle vostre stories Instagram, così mi aiutate a far girare questo video e il mio canale. Allora, luglio è già iniziato, quindi sono già iniziate le mie letture di questo mese e comincio subito a farvi vedere la lettura che ho in corso ora, in questo momento. E sto parlando di Fatfobia di Sabrina Strings, portato in Italia da Mar de Sargassi, che è una piccolissima casa editrice appena nata, e tradotto in italiano da Marina Finaldi, che io conosco personalmente. Allora, io già ho iniziato a leggere questo saggio e come potete vedere non mi sta piacendo. Non è vero, lo sto trovando veramente molto molto interessante. Io quando leggo i saggi, oltre a sottolineare e a fare le orecchiette, utilizzo pure post-it, chiamiamoli così, cosa che non utilizzo quando leggo libri di narrativa. Di cosa parla questo saggio? Dal titolo e dalla copertina forse potrete capirlo, parla di fatfobia, ovvero di grassofobia, un argomento del quale si parla poco, anche se è fondamentale in questo periodo della nostra storia. In questo saggio però Sabrina Strings vuole dare un'accezione particolare e forse inedita della grassofobia. Infatti l'autrice ci dice che la grassofobia non deriva da quella che è la preoccupazione per la salute, ma deriva da qualcosa che è relativo al sessismo e al razzismo. Nel primo capitolo del saggio, quello che ho letto io, l'autrice si focalizza sul come il corpo della donna era visto nella società antica. Si focalizza sul fatto che specialmente in Europa, in Italia, in Germania, nei primi del 600 il corpo femminile veniva venerato quando era burroso, carnoso, anzi era un corpo molto piacevole. A partire dal XVII secolo qualcosa cambia e cambia soprattutto in Inghilterra. I corpi grassi, i corpi burrosi, ovvero quelli non esili, venivano visti come un'accezione negativa. Tutto questo l'autrice lo contestualizza nell'ambito della tratta degli schiavi. Davvero davvero molto interessante, poi ovviamente a lettura completata ne parleremo meglio. Altro libro che vorrei leggere a luglio, ma che devo leggere per forza, perché questo è un libro che leggerò insieme al mio gruppo di lettura gotico-sudista, e sto parlando de La morte corre sul fiume di Davis Grubb, che è un romanzo molto molto famoso per gli amanti della letteratura americana. Io faccio mea culpa perché non lo conoscevo. Il protagonista di questo romanzo è uno psicopatico che ha 4 lettere tatuate su una mano e 4 lettere tatuate sull'altra, sulle nocche della mano. In una mano ha scritto love e in l'altra hate, quindi magari questa immagine vi può dire qualcosa, perché quando io ho letto la sinossi del libro qualcosa mi è ritornata alla mente, ovvero i tatuaggi love e hate sulle mani qualcosa mi ricordavano, forse ho visto qualche frammento del film, però più di questo non so assolutamente niente. Ovviamente una volta che lo leggerò ne parleremo insieme. Rimaniamo nel contesto della letteratura americana. Un altro saggio che vorrei leggere nel mese di luglio è questo qui, Scorrettissimi di Costanza Rizzacasa d'Orsagna, la cancel culture nella cultura americana. Come sapete io amo tantissimo la letteratura americana e nella quarta di copertina c'è scritto: Mark Twain, Harper Lee, cancelliamoli tutti, cancelliamo Philip Roth, intollerabile misogino, e per quanto riguarda la razzista Flannery O'Connor, ma dovrebbe importarci? Dobbiamo giudicare i capolavori della letteratura del passato alla luce delle sensibilità odierne? Dovremmo forse smettere di leggere Faulkner per non essere riusciti a fare i conti con il razzismo sistemico, se 100 anni dopo l'America stessa non riesce ancora a farlo? Quindi si parla di eliminare o non leggere più autori che hanno degli atteggiamenti che oggi
reputiamo sbagliati o intollerabili. Voglio leggere questo saggio interessantissimo, prima di tutto per capire cosa significa la cancel culture nella cultura americana, perché è qualcosa che mi interessa tantissimo. In più, nella quarta di copertina sono stati nominati alcuni dei miei autori preferiti, come Flannery O'Connor o William Faulkner, e voglio capire se è ancora giusto leggere questi autori, se è giusto non leggerli più, se dobbiamo guardare il loro contesto culturale con gli occhi di oggi, o se possiamo abbonare loro delle scelte che oggi reputiamo intollerabili. Ultimo libro che vi mostro per oggi e che vorrei leggere a luglio è una parte di un libro, ovvero la seconda parte di Dune. Ho letto la prima parte a giugno e mi è piaciuta tantissimo. A luglio leggerò la seconda parte con il mio gruppo di lettura Strani Mondi, che su Instagram sta andando avanti bello carico. Abbiamo anche un gruppo Telegram, quindi magari se vi volete unire e volete scoprire un po' di fantascienza con noi, siete i benvenuti. Bene lettori e lettrici, il video per oggi termina qui. Vi ho mostrato i libri che vorrei leggere per il mese di luglio, speriamo di riuscirci, anche perché partirò per una settimana di vacanze e quindi non so se leggerò tantissimo. Fatemi sapere giù nei commenti se avete qualche libro in comune con me che vorreste leggere a luglio, se avete letto qualcuno dei libri che vi ho mostrato, ma soprattutto fatemi sapere se anche voi in estate amate leggere saggi. Io adoro leggere i saggi durante l'estate. E niente, per oggi il video termina qui. Vi lascio un grande bacio, al prossimo video. Ciao ciao!